Prendete l'acqua che andiamo a dipingere. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Con questo caldo non possiamo fare altro che tecniche con molta acqua. Almeno ci rinfreschiamo anche alla vista. E allora oggi acquerello. Stiamo facendo una selezione di contenuti che abbiamo proiettato in corsi molto passati e che non vogliamo comunque perdere e quindi li stiamo portando tutti in un unico video. Naturalmente molto compressi, ma spero ugualmente esaustivi. E allora oggi vedremo come usare l'acquerello partendo dal contorno per poi riempire a pozzanghera, creando comunque ombre, variazioni tonali, ma in modo semplice ed intuitivo. Quindi un acquerello per principianti che possa condurre a risultati più che soddisfacenti. Prima di spostarci sul piano da lavoro, vi ricordo che vi aspetto in tutte le librerie con Il ricettario dell'arte ed Il grande libro del colore, due libri perfetti da portarvi sotto l'ombrellone. Almeno farò vacanze anch'io, pur rimanendo qui fisicamente, ma moralmente sarò con voi in qualunque posto andrete. Vi aspetto in tutte le librerie fisiche ed online. Mi raccomando, non lasciateli sugli scaffali. Adesso basta parlare e andiamo a creare. Prendo molto blu, molto molto blu. Sto usando un sintetico smeraldo numero 14. Un cerchio, una base e una parte concava. Adesso bagno il pennello e lo passo. Quindi lo ribagno, vado dall'altra parte e finisco la mia palla, dopodiché congiungo e rinforzo e rimetto acqua più pulita per dare movimento. E a questo punto non mi fermo, metto sotto e tiro e movimento anche la base, ok? E a questo punto mi fermo. Abbiamo asciugato, rifinisco qualche tocco. E allora, un po' d'ombra qua, un po' intensifico qua. Bagno, tiro giù, asciugo. E mentre asciugo, se voglio, do anche qualche colpetto. Se voglio farlo più intenso, ripasso il blu, ok? E faccio la stessa cosa che ho fatto al primo passaggio. Lo spando ben bene. Ok, e lascio asciugare. Faccio l'altra palla che è sempre concava. E qui proprio fate un cordoncino di acqua, ok? Così. Quindi bagnate il pennello e puff! Ve la portate un po' in giro. Bagnate il pennello, prendete e chiudete la palla. Se è troppo azzurro, se volete un po' di luce, tirate via col pennello e spandete quello.
quello che c'è. E anche qui lasciamo asciugare. Adesso palletta numero 3. La palletta numero 3 è una palletta di fantasia, la facciuzza del pupazzo. La facciamo bagnato su bagnato, ok? Mettiamo prima la pozza d'acqua, dopodiché carichiamo dall'ombra e portiamo in avanti. Quindi passiamo su tutto, lei si spanderà e già sarà colorata. Facciamo salire un po' da qui, voilà, e lasciamo asciugare. Ok, anche qui asciughiamo il pennello, spandiamo, voilà, e anche qui prendiamo un po' di colore, aggiungiamolo e diamo la forma che più ci piace. Allora, tiro via dove voglio che venga più chiaro, lascio asciugare un attimo, prendo il blu, definisco la forma e metto l'ombra. Intensifico tutte le parti, intensifico e sfumo, intensifico e sfumo. Ho la punta del pennello sporca, bagno, e faccio salire un po' d'ombra, punta del pennello, anzi bagno, voilà. Mentre si asciuga qui, prendo un po' di rosso e piano piano, senza metto la carotina. Chiudo, prendo del marrone scuro, lo mischio al blu, un po' di giallo, ancora marrone, ancora blu, un occhietto, un sorrisino ed è subito Natale. Mettiamo da parte, dobbiamo imparare a fare i fiorellini. Continuo col blu perché non mi interessa il colore, ok ragazzi? Potete farli con qualunque colore. Allora, diluisco molto e do un andamento a ventaglio, ok? Morbida, così. E così ci siamo, e asciugo. Prendo un po' più di pigmento, quindi faccio un colore un po' più scuro e passo da qui più bassa, muovo, quindi sovrappongo, muovo e scendo fino al centro del fiore. Così, e asciugo. Adesso prendo un altro po' di blu, partiamo da qui e muovendoci saliamo anche su questo, cercando di fare un movimento verticale. Prendiamo colore, tanto colore da coprire il petalo, e chiudiamo.
Poi prendiamo del verde, qui possiamo non aspettare perché è anche bello che si unisca il verde col petalo, ok? E da qui finemente scendiamo. Prendiamo un colore scuro, il marrone che ho fatto prima per il marrone nero che ho fatto prima per il pupazzo di neve. E con la punta del pennello, piano piano, picchiettiamo creando il pistillo del fiore. Non importa se alcuni pallini si uniranno tra di loro, anzi meglio. Il barattolo è un po' interno al lotto. Facciamo una bella pozzanghera e cominciamo. Non scarico il pennello. Ok, e faccio una riga e guardate che lascia il cordoncino di colore, vedete? Una riga e tiro giù una riga, cioè deve lasciare proprio il cordone di colore, tiro giù e poi sempre lasciando un bel cordone di colore, una riga e tiro giù. Vedete che c'è proprio il binario di colore? E poi la base. Anche nella base un bel cordone di colore. Ok? Prendo pennello super carico d'acqua e tiro via con me tutto quello che c'è sul bordo. Carico di nuovo il pennello e con lo stesso carico di colore, tenendo presenti le misure, porto giù dall'altra parte. Ora bagno il pennello e partendo dal centro faccio spandere e chiudo. Se qui è troppo carico, bagno, asciugo il pennello nella pezzetta e tolgo e tolgo e tolgo. Prima che si asciughi faccio anche qua, quindi 1 2 1 e aspetto che si asciughi anche la parte sotto. Diamo un movimento, voilà. Se voglio farlo ancora più bello come quello che ho fatto di là, prendo anche altri colori e mentre bagnato inserisco del rosso qui un po' che ho messo lì, del blu, giusto a macchie, e poi naturalmente vi fate le correzioni, tutto quello che volete. Ok, vabbè, avete capito. Allora, per fare i fiori, okay, innanzitutto impugno il pennello verticalmente per fare i gambi dei fiori. Io di solito solgo fare prima i gambi in maniera più o meno sconsiderata. Non ho una tecnica precisa, nel senso che intanto faccio quelli che voglio fare. Per esempio faccio finta che questo parta da qua, si appoggia sul bordo, lo tiro fuori e vado così. Ma poi sistemo la composizione se mi manca qualcosa nello spazio, la sistemo in un secondo momento. Ok. E mi fermo. Dopodiché comincio ad immettere i fiori. Così, per come vi ho descritto, con l'unica differenza che posso metterli anche in posti dove non ci sono gambi per il momento. Ok? Quindi
per esempio. Ok, abbiamo finito anche quest'altro, quindi con i gambi, senza i gambi, con barattolo trasparente, di opaline, di quello che vi pare, sbizzarrite la vostra creatività. Guardate cosa ho qui, una pozzanghera con il rosso, con il verde, metto anche un po', no, di giallo. Metto un bel po' di giallo, poggio bicchiere, giro bicchiere nella pozzetta, pom, poggio, giro, alzo, pennello bagnato, prendo colori che voglio, tipo rosso, espando, tipo blu, acqua, e faccio andare. Io avevo questi colori, gli altri, quelli che avevo fatto nella mia bolla, erano diversi, vabbè, ma potete comunque, questa è la tecnica. Ok, la bolla più o meno si fa così, poi si aggiungono via via da asciutta, da con poca acqua, altri colori, come ho fatto anche nel bicchiere. Bene ragazzi, va bene ragazzi. Visto che belli i nostri acquerelli, questo è un esercizio proprio da vacanza. Provate a sbizzarrirvi anche con il caffè, cioè prendete il vostro caffè la mattina, sporcate il bordo della tazzina, poggiatelo sul foglio e create le vostre articolate composizioni acquerellate. Anche questo è un bellissimo modo per allenarsi. Oppure potete farlo col tè freddo, potete fare gli effetti con la sabbia, divertitevi anche sulla spiaggia, perché l'acquerello è una tecnica molto versatile e ottima da portarsi in vacanza. Questa è un'ottima tecnica che accompagna anche la formazione delle forme in quei soggetti con disabilità che non hanno molta stabilità nel tratto, e per esempio avere una guida che conformi il gesto può aiutare notevolmente a creare innanzitutto un qualcosa di figurativamente gratificante, ma anche dare quella certezza che magari un tratto tremulo di mano non riesce a dare. Quindi sono quegli espedienti tecnici che ci permettono di includere il maggior numero di persone nella tecnica artistica prescelta. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciatemi un freschissimo pollice in su e noi ci rivediamo in un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Ciao!